Bene a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Pokémon Teta Emerald. Mi ero scordato un attimo il nome del gioco, quindi allora raga, novità, ne ho un paio. Ho portato tutti a livello oltre il 36, perché in questa palestra qui altrimenti ci fanno il culo. Tuono ho imparato Tuono Denti, che mi risulterà molto utile in questa palestra qui. E ho fatto evolvere Growlithe, come vi avevo detto nell'altro video. E ho scoperto essere Drago Erba. E ha imparato Dual Chop, che è di tipo drago. Quindi siete assolutamente sicuri che non ci siano le mega evoluzioni in questo gioco? Perché secondo me sì. Comunque avete visto che ho tolto Kirlia dal team. Perché? Perché in realtà io voglio un altro Pokémon e non è Gardevoir. Quel Pokémon è Gengar, signori. Gengar è uno dei miei Pokémon preferiti, quindi se io riesco in questo... Non ho letto chi cazzo è, però vabbè, Pini. Dual Chop è di tipo folletto? Quanto pare no, di tipo normale, l'abbiamo distrutto. Non ho voglia di tornare indietro a curare, quindi farò così. Così usiamo un po' di queste merdine qua. E ce le togliamo da davanti al cazzo. In questo episodio qui potrei catturare un buon... Come ho missato? Non ti permetterei mai più a missare. Hai capito? Non missare mai più. Potrei riuscire a catturare un Gastly, perché vorrei andare al Monte Pira e andare avanti appunto con la quest di Team Magma e Team Hydro. Comunque mi avete detto che i portali di Lupa, i portali di Hoopa si sbloccano solo dopo la Lega, quindi per il momento non posso farci assolutamente un cazzo. Andiamo con Pursuit, che lo fa diventare Normal Type adesso. Dual Chop e Dual Chop e sti cazzi. E ci ha dato il Demonscope. Raga, mi sta chiamando un call center, rispondo un secondo. Non sono riuscito a rispondere in tempo, andiamo avanti. Se mi richiamano, gli bestemmio, Cristo. Dai, su. Voi dite che siamo cattivi. Io davvero, ma perché mi dovete cagare cazzo quando potete farlo in qualsiasi altro momento della giornata e lo fate quando non dovete? Cioè, ma a parte no, alle 4:10, ma che cazzo volete da me? Comunque torniamo indietro, perché ok che bisogna andare al Monte Pira, però prima vorrei farmi la palestra, perché vorrei prendere, abbandonare questa città che in realtà mi sta sul cazzo in un modo non indifferente, questa forestovoli di merda. Tra l'altro abbiamo il Devonscopio, quindi non siamo nemmeno più bloccati. Ah, e in questa città c'era una tipa che mi ha dato Snivy, ma io gli preferisco 6.000 volte. What? Ah, bug visivi, belli. Mazza, oh, che simpatici. LOL. Mi sa che abbiamo un problema qui, eh. Speriamo niente di grave, che sia solo in questa palestra qui, altrimenti è la fine, eh? È la fine. Comunque raga, io non vorrei darvi false speranze, ma potrebbe essere uscito, cioè, ah no, ok, si sono risolti, tutto a posto. Potrebbe in un futuro neanche troppo lontano probabilmente iniziare una serie su come cazzo si chiama, su Omega Rubino o Alfa Zaffiro. Perché? Perché c'è un nuovo emulatore, si chiama Citra. Non è ancora al 100% delle sue prestazioni, perché comunque i giochi girano ancora con un framerate abbastanza basso. Però magari per quando escono Sole e Luna qualcosa riusciamo a organizzare. Tanto comunque fino a novembre c'è tempo, mancano ancora 3 mesi, 2 mesi se consideriamo che tra qualche giorno è settembre. E voi andate a scuola, merda, io no. E magari riusciamo ad organizzare qualcosina. Non posso promettervi nulla, perché purtroppo, cioè, non sono nel team di programmazione, quindi non saprei dirvi. Però che cazzo ho fatto? Perché ho colpito... Vabbè, ho colpito Tuono da solo, facciamo che mi vado a curare, ma... Cioè raga, praticamente questo bug visivo si presenta ogni volta che entri nella palestra, finché non sfidi, da quanto ho capito, un allenatore. Spero che non mi causi problemi, perché sinceramente mi incazzerei davvero un sacco. Anche perché, cioè, spero sia solo un bug visivo e non un bug di gioco che mi corrompe pure il padre eterno.
perché altrimenti mi incazzo come la bestia. Comunque andiamo con un cambio, non andiamo proprio con un cazzo niente, mettiamo dentro tuono e Ertwig, che tra l'altro con Rock Slide dovrebbe, stavo per dire, ucciderli entrambi, ma ovviamente stavo scherzando. Comunque Pelip per adesso ci saluta perché c'è la mamma un po' così. Ci saluta anche Ducklet, con la speranza che... Ah no, c'hanno ancora un altro Pokémon, vabbè, andiamo con Dragopulsar e con Morso. Sì, vabbè, uno dei due te li pigli in faccia tutti e due. Ciao Xatu, saluta la mamma. Speriamo che si è tolto. Sinceramente non saprei dirvi da che cosa è causato. Spero che sia solo in questa palestra qui, perché altrimenti siamo un po' nella cacchina. E ditemi se pure qualcuno di voi ha riscontrato questo bug visivo, che alla fine non dà nemmeno chissà quale fastidio, però spero sia solo qui dentro e non ovunque nel mondo, perché cioè, che schifo. Comunque andiamo avanti, siamo qua, abbiamo quasi raggiunto la fine della palestra. Mettiamo questa così, passiamo di qua e siamo arrivati dalla capo palestra. Però secondo me sarebbe cosa buona e giusta iniziare col tuono. Winona, che Alice dovrebbe essere in italiano. Suello, che mi sa che ci saluta subito con un bel Thunderfang. Mi frega un cazzo che tu fai il doppio team, io ti prendo in culo. Altaria. Io la azzardo questa cosa qui. Potrei aver fatto una cazzata o forse no. E invece sì. No, non l'ho fatta. Sono troppo un genio del male. Mi scordo che anche lui adesso è di tipo drago, capite? Quindi, cioè, mi viene un po' difficile. Pelipper, andiamo con tuono. Anche se probabilmente la prima mossa che lui userà è Protect. Ma io, madonna, cioè io dovevo fare il veggente, raga. Non dovevo fare i video su YouTube, dovevo fare il veggente. Beh, tanto lei è sicura, quindi io userei un qualche cosa per... Non c'ho un cazzo, sul serio? Va bene. Thunderfang di nuovo, con la speranza che non mi urti da solo, ma invece sì. Però mi sconfunziono e torno. Mettiamo Vulcano, così gli facciamo una ruota fuoco in faccia a Skarmory e ce lo leviamo dal ca... What? Vabbè, ti sei ammazzato da solo, tutto a posto. Tropius, restiamo sempre con lui, andiamo di Flame Wheel, questo qui cade ai nostri piedi. Vespiquen, restiamo sempre con lui e ci saluta anche Vespiquen. E abbiamo vinto la nostra quinta medaglia, mi sa. O sesta? Quinta. No, sesta, mi sa. Mi mancano solo altre due palestre. Mazzo, solo due palestre. E reale... Ah, raga, mi avete detto, date, ma chi cazzo metti a usare volo? Nessuno, raga. Perché... ho l'emulatore velocizzato, quindi fondamentalmente non me ne frega un cazzo di volo. Comunque ci vediamo direttamente al Monte Pira, andiamoci a prendere questo Gastly. Ok raga, siamo arrivati. Non mi ricordo dove cazzo escono i Pokémon, però mi sa da fuori. Poi in caso non lo dovessi trovare, li torno dentro. Vulpix, non ce ne frega assolutamente un cazzo. Comunque noi andiamo avanti con la nostra storia. Skill Swap, che dovrebbe essere... Vabbè, avete capito, no? Quella cosa lì. Sì. Ti prego, un Gastly qui. Un unknown. Sul serio? Qui? No, non c'erano altri modi di trovare gli unknown. Torkoal. Figo. Ma nemmeno tu ci servi. Qui. Vedete, qui c'è un altro portale di Upa. Mi avete detto che è solo dopo la Lega. Quindi io mi fido di voi. Se non è così, mi avete mentito, brutta e merda. Poliwhirl, l'ho fatto bene a non togliere tuono. Andiamo con Thunderfang. E... come cazzo fa a essere Poliwhirl più veloce di me? Non lo sapremo mai fondamentalmente, ma ci siamo già liberati di una testa di cazzo. Qui che cosa appare? Un Chingling. Che tipo c'era Chaimiko in questa versione qui, che mi serviva per completare il Pokédex all'alba dei tempi su GBA, cioè su Game Boy Advance. Non lo trovavo mai, ma mai e poi mai. Aspetta, Chingling o Chaimiko? Non mi ricordo. Però mi pare Chaimiko, perché poi Chingling si evolve in Chaimiko, però mi pare che l'abbiano aggiunto nella quarta generazione, non ne sono sicuro. Qui il Fish, andiamo con Spark perché c'ho pure che mi avvelena sto figlio di puttana. Soprattutto che mi ammazza con sto cazzo di Missy Spillo. Livello 40 per tuono. E prima di andare avanti facciamo super pozione, gli adiamo e andiamo avanti. Aspetta, cambiamo, mettiamo Leaf al secondo posto, così andiamo sul tranquillo. E... dovrebbe essere easy proprio questo combattimento in doppio. Deino? Perché Deino?
Vabbè, Thunderfang e Dualshock su Deino che ci saluta con un colpo solo, non c'è neanche bisogno di fare il secondo. Ci saluta anche Wailmer e Carvagna. Usiamo Spark e di qua, vabbè, Dualshock e vediamo. È poco efficace. Che tipo è Durant? Scusatemi, che è poco efficace. Sarà mica folletto, non penso. Che cazzo è? Come fa a essere poco efficace? Che tipo è Durant? Cioè, che tipo gli hanno messo più che altro? Vabbè, comunque ci saluta. Arrivederci, grazie Durant. E abbiamo fatto fuori tutte le reclute del team Hydro. C'è qui. Aspetta, come cazzo si chiamava? Ivan? Che ha preso la Blue Orb, però la Red Orb è già stata presa da Ivan, no, da Max. E ci hanno dato un Magma Emblem, quindi un Magma Emblem. Quindi in teoria la nostra quest del Team Magma non è ancora finita, perché praticamente vi ricordate a che cazzo si chiamava quel posto? Cor di Lava? C'era quella montagna prima in cui c'era uno del Team Magma fuori una struttura un po' ambigua, quindi indovinate un po' che cazzo stava a fa. Secondo voi le seghe? Secondo me anche, cioè indubbiamente. Però, tipo una volta qui non uscivano i Pokémon, no? Cioè non era al primo piano che uscivano i Pokémon. Mi sto a confondere. Era al secondo forse. Oh, vedete, Sableye. Ah, ok, raga, metto in pausa finché non trovo Gastly. Signori, l'ho trovato. Spero di non ucciderlo. Anzi, io non lo colpisco neanche, anche perché ho comprato le Ultra Ball. Devi entrare, non mi interessa in che modo, ma tu devi entrare qui dentro e sei entrato. E lo chiameremo, ovviamente. Oddio, Nightmare mi piace un sacco. Night. Oddio, si scrive così? Sì. Nightmare. Ok. Ok, Nightmare. Ed è già nel nostro team. Allora, io adesso metto in pausa e ci rivediamo nella prossima città. Ok, raga, ero venuto nella prossima città proprio per lei, per Vera. Andiamogli ad aprire il culo, come facciamo quasi in quasi tutti gli episodi praticamente. Andiamo con un Madonna Detect, che palle che è. Thunderfuck, ma come misso? Va bene, ok. Oh, ce la facciamo? Cazzo ti viene tu o no? Mortacci tua. Oh. Livello 41 per noi, signori, incredibile. Simipur, lo lasciamo. E scalda tu nonna, si scalda, hai capito? Luxray. Andiamo con Spruzzo. Raga, mi avete detto di togliere Tyranitar perché mi ricopre il tipo terra, ma non è vero, Tyranitar è tipo roccia. Quindi non dite le cazzatine, stronzetti. Proprio Tyranitar non lo voglio togliere. Andiamo con Mudshot, così siamo sicuri che colpisco e che muore. Togekiss. Torniamo con Tuono e gli buttiamo addosso uno spark di tutta violenza in faccia. Oh, conosce Forza Sfera? Mi sa che è l'unico Pokémon oltre Lucario a saperlo. Drapion. Beh, mettiamo Vulcano. E Flamewheel, glielo spacchiamo. Ah, cazzo, ma è buio veleno. Quindi fondamentalmente io che cazzo uso? Spruzzo. Cioè, faccio certe domande a volte che mi sorprendo dalla mia ignoranza. E Drapion ci saluta. E abbiamo vinto. Muddy Water, potrebbe essere interessante Muddy Water, anche perché non posso usare sempre Surf e Tackle, sinceramente non ce ne frega assolutamente un cazzo. Sceptile, mettiamo di nuovo Vulcano e a questo qui gli spariamo in tutta faccia una ruota fuoco. Come cazzo è di tipo drago? Ma io me le scordo le cose, madonna. Dovrei mettere il mio Sceptile. Dovrei metterlo, però sinceramente ho paura di farlo crepare perché non so che cazzo di attacco andrebbe a usarmi e non ce n'è stato bisogno perché l'ho criticato in faccia e Vulcano ci sale al 45 e abbiamo vinto un altro scontro con Vera. Nel prossimo episodio andremo a farci l'altra parte di questa del Team Magma e poi vedremo se riusciamo ad andare anche sull'isola dei gemelli e farci un'altra palestra, ma penso proprio di sì. Io vi invito a lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Nel prossimo episodio probabilmente vedrete già Gengar che non so se si evolve con la Duskstone o con il Link Cable, che praticamente è l'equivalente dello scambio. Se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, commentare, condividere e iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti. Datevi saluto e